primo allenamento dell'azzurrino Frank Livak, classe 96, con la nazionale del suo paese, l'Estonia, agli ordini del CT svedese Persson. In una tale inversione africana, con ben 30 gradi all'ombra, temperature inusuali per queste latitudini, Livak ha cominciato a respirare l'aria del calcio dei grandi. Aria che peraltro aveva già vissuto a Napoli sotto la guida di Benitez in qualche allenamento con la prima squadra. Frank è diventato subito il beniamino dei compagni più grandi, e specialmente del veterano Hopper, miglior marcatore di sempre e all'ultima partita lunedì contro la piccola Gibilterra. Il veterano ha scherzato e scambiato qualche battuta con l'azzurrino e magari gli avrà anche trasmesso qualche consiglio dalla sua lunga carriera all'estero, Olanda, Cipro e Cina. Il CT Persson non ha escluso un suo impiego lunedì. Non ho ancora deciso l'11 titolare, l'idea è di farlo giocare, sì. Sarà interessante vederlo nel contesto della nazionale. Frank ha parlato ai microfoni di Rumore di Spogliatoio sfoggiando un ottimo italiano. Ovviamente abbiamo cominciato raccontando della sua stagione a Napoli e delle sue emozioni. Per fare diciamo un resoconto della tua stagione col Napoli, come la giudicheresti? È una stagione non è facile, perché ho fatto pure non giocato tutte le partite così. Però una stagione per me, quando vedi adesso, è fantastico. Come sta convocato per prima squadra qua, faccio pure molto allenamento con prima squadra di là. Ora per me va bene. Se dovessi dire il momento più bello e il momento più brutto a Napoli? Il momento più brutto è partita dopo Real Madrid, dove non ho giocato una minuto eppure perdiamo così. È più bella è prima allenamento con prima squadra. Eppure partita contro Arsenal, dove è vinciato, ho giocato molto bene e poi si qualifica in turno. Mi dici che è successo con questo fatto della tua convocazione per il Verona o no? C'è stato un po' un caso qui in Estonia. Sì, un po' un caso, qua è tutti però un problema di comunicazione di là. Alla fine è stato Igor Lasic che è stato chiamato. Speri che con l'inizio del prossimo campionato, magari la prima giornata, una chiamata da Benitez per la prima giornata del prossimo campionato, ci speri? Non lo so, vero, non lo so. Come si dice, dream. è un sogno per me, però vediamo. Io ti ho incontrato l'anno scorso quando eri appena passato a Napoli, adesso è passato quasi un anno. Com'è Napoli, come sono i napoletani, qual è la tua impressione adesso che ci vivi? Sì, ci sta a persone non facile mentalmente, però non facili da capire, intendi? Sì. Però di là è città con calcio, è troppo bello, tutti i tifosi, è bellissimo. Qual è la partita a Napoli, al San Paolo, che ricordi con più emozione? La partita contro Borussia Dortmund, perché... Ah, è partita mia o no, squadra? Partita della prima squadra che tu hai visto allo stadio. Sì, questa è la prima partita di Champions League contro Borussia Dortmund, dove è andato prima volta su San Paolo e poi visto quando ha segnato Higuain. Qual è il tuo giocatore del Napoli a cui ti ispiri di più? Mertens. Perché pure lui parla olandese. Qualche volta in primo allenamento parliamo così. Anche mi piace troppo come lui gioca così. Ma ci stanno giocatori tutti fortissimi, anzi, Higuain, Galeon. Ti faccio una domanda sulla nazionale di cui a Napoli sanno poco, sulla nazionale estone. Per te la prima convocazione c'è Hopper, una leggenda che si sta ritirando. Che significato ha per te questa convocazione e se speri di giocare? Questo non lo so rispondere a questa domanda. Però per me è bellissimo che sta convocato. Voglio giocare. Va bene, allora ti faccio in bocca al lupo, sai rispondere? Crepi, ok, grazie.